Ma il fatto che il presidente del consiglio comunale uscente Basilio Rizzo e il consigliere Cappato non sappiano niente del PAES, se è l'acronimo Patto Energia Sostenibile, mi esime dallo scusarmi per il fatto di non saperne niente, perché se non lo sapete voi che dovreste votare, io non sono in consiglio comunale da 10 anni, quindi non ne so niente, però so qualcosa del monitoraggio dell'inquinamento del territorio, perché l'AMAT l'abbiamo realizzata nel nostro turno di guardia, e anche qualcosa su come si tiene sotto controllo, si monitora il sistema del traffico, perché appunto il cosiddetto sistema di elettronico di telecamere computerizzato, 93 milioni di costo, 23 finanziati dall'Unione Europea, sono stati realizzati dalla nostra amministrazione, con cui si è fatto Ecopass Area C, con cui penserei, se fossi non io, Stefano Parisi, il sindaco di Milano, di fare una variante che è il road pricing, ma di questo parliamo in appendice, perché non credo di avere il tempo. Oppure sì, ma vediamo. Che cosa abbiamo fatto e che cosa ci proponiamo di fare? C'è un'incognita, nel senso che non se ne è parlato qui, o se ne è solo accennato, alla più grande energia rinnovabile, o meglio, al più grande numero di tonnellate in crescita, in aumento di materiale, di combustibile rinnovabile, che sono i rifiuti solidi urbani, che crescono con un'implementazione geometrica e che devono essere gestiti sia dal punto di vista di dove si collocano, ma soprattutto dal punto di vista di come si valorizzano, cioè come diventano un mezzo per produrre calore o energia elettrica. Nel nostro turno di guardia abbiamo realizzato il termovalorizzatore Silla 2, con grandi proteste iniziali e poi con grandi applausi finali, come è successo anche per i parcheggi e quant'altro sotterranei, e con questi dati, 250.000 cittadini prendono l'acqua calda e l'energia elettrica dai loro rifiuti, si è pagato in 6 anni, perché appunto la valorizzazione di quello che viene venduto nell'acqua calda e l'energia elettrica ha consentito a AMSA, non è stato un intervento di fiscalità, un intervento di una società per azioni, che si è pagata l'ammortamento di Silla 2 con i proventi della vendita di energia e di acqua calda, e sono state spente 14.000 caldaie con l'equivalente produzione appunto di energia elettrica e di acqua calda, e il livello di inquinamento che esce dalle ciminiere, per così dire, del termovalorizzatore è un decimo di quello che richiede la soglia europea per, diciamo, considerare non inquinante le emissioni. Credo che questo settore, e qua la città può dire molto, perché i termovalorizzatori potrebbero essere anche moltiplicati valorizzando appunto il combustibile, che è il rifiuto solido urbano, sia una direttrice che dimentichiamo. Mi ha fatto piacere che il nostro moderatore abbia citato, i dati poi non sono tutti uguali, 65% si deve, ecco, i dati, mentre parlavate ho preso qualche appunto, i dati di ARPA danno per Milano, 37% traffico, incluso anche non solo le emissioni ma anche il logorio dei pneumatici, tutte quelle altre componenti, i freni e quant'altro, cioè il particolato che va nell'aria, 30% riscaldamento, 33% attività produttive e produzione di energia. I dati della Lombardia sono ancora peggiori, o meglio, peggiori nel senso di privilegiare il traffico rispetto alle altre fonti, perché il traffico è solo il 25%, 45% riscaldamento, 30% attività produttive. Questi sono dati ufficiali dell'ARPA, peraltro non smentiti neanche dall'AMAT. Il dottor Poggio le ha fatto un libro con Maria Berrini, quindi non potrà ritrovarsi. Allora, su questo prevalente, dati anche europei, 77%, tutto il resto, 23% trasporti. Tutti questi elementi inducono a ritenere che ci debba essere una attenzione prevalente alla quota più importante di inquinamento, piuttosto a quella che si vede circolare. Io ho fatto il sindaco per 9 anni e ho emesso, come tutti i sindaci, delle ordinanze 20 gradi. Ho messo
un termometro nel mio ufficio, ho spento tutti i caloriferi, non sono mai riuscito ad avere 20 gradi, erano sempre di più nel mio ufficio. Non parliamo poi degli uffici comunali, ma anche di qualsiasi altro ufficio pubblico e privato. Nei nostri condomini abbiamo 25 gradi e oltre, stiamo in camicia, apriamo le finestre perché abbiamo caldo. E se i dati del riscaldamento sono quelli che ho citato prima, basterebbe abbassare di un grado, di due gradi, e l'equivalente ci esimerebbe da fare altri interventi più fastidiosi che non quello di metterci la maglietta della salute.